Il Termoli doveva vincere per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica e alla fine lo ha fatto, anche con autorità, contro una squadra, il Notaresco, certamente tignosa. La cronaca, al settimo minuto del primo tempo, il Termoli vicino al vantaggio, Burzio dallo sviluppo di un'azione sulla sinistra di Curtosi mette al centro area, palla che attraversa l'intero specchio della porta sguarnita, ma nessuno riesce ad intervenire per mettere il pallone in rete. Al nono Hernandez va via in dribbling, velocemente entra in area e si libera al tiro a giro, ma Curtosi, ancora una volta in tuffo, evita problemi per i suoi. Al tredicesimo si vede il Notaresco con un tiro di Scipioni che comunque va fuori. E siamo giunti al 22esimo quando arriva il primo squillo del Termoli Calcio. Hernandez su un cross invitante di francesino Usfar dalla sinistra, messa la palla in aria. Lui, Hernandez, che non è certamente fisicamente un corazziere, si erge di testa e beffa il portiere della formazione avversaria. Siamo al secondo tempo, ci prova comunque subito il Notaresco con Francoforte, ma è un tiro che non crea problemi a Lombardo. E arriva all'undicesimo il disastro difensivo del Notaresco nell'area piccola. Burzio, che era lì in agguato, riceve un pallone così inaspettato, colpisce di testa e a porta incredibilmente sguarnita, segna per il 2-0 del Termoli. Al 26esimo ha una grandissima azione di rimessa che vede Hernandez fuggire in velocità supersonica sulla destra del campo, entra in area, vede la corrente Burzio libero al centro dell'area, il quale con un rigore in movimento tira a botta sicura, ma Curtosi si supera ed evita così il 3-0. Ma c'è ancora tempo per un'altra azione pericolosa del Termoli al 32esimo con Barti che in dribbling sulla linea del fallo di fondo riesce a mettere un pallone in porta, stava andando dentro la rete, ma all'ultimo momento una gamba di un difensore del Notaresco evita il 3-0 e finisce così senza nessun altro squillo. Il Termoli porta tranquillamente a casa questa vittoria che davvero per la prima volta in questo campionato li vede fuori dalla zona pericolosa e adesso si guarda giovedì quando si andrà a Riccione per cercare di vincere un altro scontro diretto.